Un set cinematografico naturale possono essere definiti anche così i luoghi del Parco Nazionale della Sila, scenario ideale per Freaks Out, nuovo film del regista Gabriele Mainetti. 4 settimane di riprese nell'altopiano silano che rappresentano senza dubbio un momento culturale importante, ma anche una vetrina per il territorio. Una bellissima opportunità per il nostro territorio. Nell'occasione di questo film di Gabriele Mainetti abbiamo potuto registrare la presenza su Camigliatella e sulla Sila di tanti artisti, attori internazionali che hanno rianimato il nostro territorio, quindi veramente qualcosa di straordinario e di bello. Un progetto ambizioso per un film che è uno dei più attesi della nuova stagione cinematografica e che grazie al trenino della Sila della Ferrovia della Calabria hanno scelto di venire a girare qui in Calabria per 4 settimane. Un progetto che ha lasciato sul territorio una buona economia, un rilancio per il territorio, un rilancio per le nostre maestranze. E la speranza che questo sia il primo di tanti altri progetti cinematografici importanti che possono venire qui sul nostro territorio. E da colpire regista, produttori e attori è stato soprattutto il trenino della Sila. Lo valuto da un punto di vista anche fortemente tecnico, nel senso che se tu hai un treno che viaggia in una pianura, se non c'hai delle belle nuvole nel cielo, non senti che ti scorra nulla. Qui c'è una vegetazione talmente importante che quando il treno viaggia ti si muove tutto quanto intorno, quindi è suggestivo, è più che suggestivo, è fortemente cinematografico, è proprio perfetto per questo lavoro qua.